Maurizio De Giovanni, noto al grande pubblico per le indagini del commissario Ricciardi nel Il metodo del coccodrillo, dà vita ad un nuovo personaggio tenebroso ed umanissimo, destinato a far breccia nel cuore dei lettori. Il famosissimo autore era con noi in città. Una persona, persona che esce fuori da ogni portone, ma quanti persona, 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 perché sta città. Tutta lo stesso balcone, ma quanti persona, persona, persona che stanno a guardare. Ecco, ma la guardia di là c'è chi vi... Maurizio, allora è iniziata una nuova avventura. Allora, che cosa dobbiamo raccontare del metodo del coccodrillo? Beh, innanzitutto sono stato un pazzo, perché tu sai bene come scrivere di Ricciardi, insomma, ormai era consolidato, avevo un pubblico, o ancora spero, un pubblico affezionato, quindi non era proprio il momento di sfidare un altro territorio, un'altra storia, però quando una storia nella testa comincia a mettere rami e foglie e comincia a diventare ingombrante, allora devi scrivere. Mondadori mi aveva chiesto una storia e io avevo questa cosa che cresceva nella mia testa e quindi ho voluto raccontarla. Dai primi... Due settimane è già un grande successo. Sì, due edizioni, già è andato già in ristampa, è in tutte le classifiche, quindi per ora perlomeno non mi risulta che nessuno abbia chiesto i soldi indietro in libreria, quindi va bene. Siamo... Quello mai, quello mai. Senti, ma il rapporto tra i due tuoi pupilli, li possiamo chiamare, Ricciardi e Lo Iacono, che conflitti hanno tra loro? Ma sai, a essere diverse sono le due città. La Napoli degli anni 30 evocativa, è una comunità, disgraziata, povera, ma è una comunità. La Napoli di Lo Iacono invece, che è la Napoli contemporanea, è un muro, è una Napoli diffidente, è una Napoli che si fa i fatti suoi non per civiltà ma per non trovarsi nei guai. E a essere diverse quindi sono le due città, Lo Iacono e Ricciardi sono due veicoli attraverso i quali camminare per questa città. E come mai questa scelta quindi di proporre una Napoli diversa nei due racconti, nelle due storie? Io volevo semplicemente raccontare due storie, quindi la scelta era tentare di scrivere qualcosa di contemporaneo, cercare di capire se la mia scrittura reggeva o meno la contemporaneità. Speriamo che l'abbia... Vabbè, allora, intanto, io penso proprio di sì, io ho iniziato a leggerlo, guarda, proprio ieri, e insomma, già mi ha preso tantissimo. Però non dobbiamo deludere i fan di Ricciardi, quindi dobbiamo anche dire qualcosa per il futuro di Ricciardi, perché sennò ci lasci tutti quanti un po' col fiato sospeso e non si deve, non si deve. No, no, il prossimo Ricciardi uscirà, secondo i tempi normali, a ottobre, il coccodrillo non ha tolto assolutamente manco un minuto a Ricciardi. Ricciardi uscirà in autunno col secondo romanzo di questa seconda quadrilogia, che è ambientato in primavera, nella settimana prima di Pasqua, quindi sarà divertente anche vedere che cosa può succedere di brutto nella primavera del 32. Va benissimo, allora ti ringrazio, in bocca al lupo per tutto e grazie sempre per ciò che scrivi. Crepi, grazie a voi e a tutti i nostri telespettatori, che abbraccio idealmente tutti insieme. Una persona, persona, perché sta città, prenda un po' per...